Luigi Satragno, direttore generale di Esaote, responsabile di tutte le attività di ricerca e sviluppo, oggi a questo incontro con la Lega Coop e con Politecmed. Lei ha parlato della necessità di andare dove c'è necessità, ma sempre con delle performance di eccellenza. Sì. Sì, nel senso che oggi c'è un grado di competitività internazionale estremamente elevato, per cui i nostri obiettivi sono sempre stati quelli di avere delle macchine competitive e di dotarle in settori specifici di malattia di applicazioni di eccellenza rispetto alla competitività internazionale che ci permettano di connotare in modo adeguato la patologia, ma anche in questo caso l'azienda. Lei ha particolarmente concentrato la sua attenzione anche sull'importanza della ergonomia delle macchine. Sì, di solito quando si parla di apparecchiature ci si basa su innovazione tecnologica o innovazione, appunto, come dicevo, applicativa, e si lascia più in secondo piano l'aspetto più meccanico della macchina, mentre invece oggi è fondamentale anche avere, in special modo per applicazioni nuove, un'ergonomia adeguata ad affrontare la tipologia di applicazioni nuove che si intende proporre. Il presidente di Lega Coop Gianluigi Granero sottolineava l'importanza per Lega Coop di cominciare un processo di conoscenza, di scambio di informazioni. Secondo lei quali sono le opportunità fra il mondo dell'industria e il mondo delle cooperative? Beh, insomma, è ovvio che siamo davanti ad un sistema generale sociosanitario mondiale che sta cambiando, e in primo luogo anche quello italiano, per cercare di proporsi con una sanità, diciamo, nuova e una sanità leggera sotto l'aspetto costi. Costi vuol dire prestare molta attenzione al rapporto prestazione-costo e non più solo la prestazione in termini qualitativi assolutistici. Quindi la macchina migliore per definizione è laddove la macchina migliore, no, può essere sovradimensionata per l'utilizzo che deve fare e quindi a svantaggio dei costi. Le sinergie, a mio parere, sono in questa comune interpretazione e obiettivi, no, che ha da una parte Lega Coop, che si è ben capito come non solo prestazione di servizi ma anche come utente alla fine, e industria che si vuole connotare come innovativa nel settore di sanità nuova e sanità più adeguata ai cambiamenti sociali che ci sono stati e che sono in atto.